Bentornati a un caffè fuori campo dopo le due settimane di pausa, una dovuta al torneo delle regioni che abbiamo seguito in Friuli come tutte sapete, l'altra alle festività pasquali che ha interrotto i campionati di Lega Pro e altri diversi campionati. Siamo tornati qui al Dama 3 per parlare di Cuneo, un Cuneo che domenica è andato come da pronostico a vincere sul campo del Bellaria penultimo, già retrocesso, 7-0, una partita che praticamente non c'è stata. Il Cuneo ha dominato il lungo e il largo, portato a casa i tre punti utilissimi comunque per questo finale di stagione, seppur con qualche rammarico perché matematicamente il Cuneo non potrà più salvarsi in maniera diretta, ma dovrà passare dagli spareggi, dai play-out o play-off, diteli, pronunciateli come volete, però ovviamente sono play-out ancora da conquistare, ci vorrà una vittoria nell'ultima giornata per stare tranquilli, non dover fare calcoli. Noi parliamo della partita con il Bellaria, anche in parte di quella di quella in casa con il Rimini, 0-0, che lascia anche qui qualche rammarico, con Matteo D'Alessandro che è tornato non solo in campo perché è tornato da titolare nell'ultima partita dopo essere rientrato nel finale di partita contro il Rimini, ma anche qui a trovarci. Ciao a tutti, grazie all'invito ancora. Allora, da dove partiamo, Bellaria o Rimini? Partiamo un po' più a ritroso. Allora, partiamo dalla partita con Rimini. Ovviamente noi scorsa settimana non siamo andati in onda, quindi non abbiamo avuto modo di analizzarla. Uno 0-0 che lascia dei rimpianti perché Rimini è rimasto in 10 per buona parte dell'incontro. Nonostante ciò non c'è stato forse il dovuto coraggio per vincere questa partita. Uno che aveva problemi di formazione, ha dovuto schierare anche Siniscalchi a metà campo, quindi sicuramente è una situazione difficile. Qualche rimpianto c'è perché poi questi due punti, non sono solo questi due punti, ma anche questi due punti, un pochettino pesano su quella che poteva essere l'ultima giornata che poteva essere molto più appassionante per la salvezza diretta. Sì, assolutamente. Poi adesso guardando la classifica pesano ancora di più, insomma. Peccato, finita la partita nelle spogliatoie c'era rammarico perché sapevamo di aver buttato via un'occasione importante, perché ci credavamo anche se era molto difficile, perché comunque la matematica non ci dava una mano e bisognava vincerle tutte. Peccato perché, come hai detto tu, l'analisi è quella giusta. È una partita che si era messa bene perché loro sono rimasti in 10 dopo 20 minuti e bisognava fare di più, ecco. E nonostante, come hai detto tu, qualche defezione, peccato, adesso ci ritroviamo a dover giocare domenica una partita vera, forse l'unica nel nostro girone, e a dover vincere, perché secondo me noi dobbiamo entrare con la mentalità di vincere, anche perché sennò rischi di cadere, ecco. E quindi vincere e sperare nel piazzamento migliore per poi vedere chi ci tocca, ecco. Dispiace soprattutto questa partita con Rimini, perché ancora una volta sembra un po' una maledizione per il Cuneo che nel momento clou che si debba fare qualcosa in più, sembra che questo Cuneo pecchi leggermente di magari di propositività. Si trova contro Rimini in 10, bisognava comunque davanti al pubblico amico prendere i tre punti. È una costante che ci si porta dietro anche dall'anno scorso, queste, di arrivare fino a un certo punto e poi dopo bloccarsi. Più una questione di testa oppure, cioè, sfortuna, il pallone non ha voluto entrare e quindi non si può far diversamente. Ma sai, io l'anno scorso l'ho vissuta da spettatore, da esterno, quindi non so cosa sia successo. Mi hanno raccontato di un girone d'andata fatto decisamente bene e poi di un crollo a picco nel girone di ritorno, quindi lì può
può anche subentrare quando comincia a perdere una, due, tre partite di fila. Poi dopo anche a livello psicologico fai fatica, magari certe volte bisognerebbe attaccarsi ai momenti positivi per risollevarsi alla svelta. E poi dopo l'anno scorso è successo quello che è successo, ecco. Per quello che riguarda quest'anno, per come la vedo io, ti do ragione assoluta sul discorso Rimini in casa, e però, come ho detto, secondo me si poteva, bisognava far di più. E anche se ti dico che comunque i ragazzi hanno fatto una grande rincorsa, perché comunque i risultati parlano chiaro, si sono vinte tante partite. Purtroppo il rammarico è di tanti punticini, punti pesanti persi contro formazioni. Bra, Castiglione. Sì, assolutamente. E poi adesso, insomma, quando ti ritrovi alla penultima giornata a conti già fatti, il rammarico è ancora maggiore, ecco, perché sicuramente. Secondo me avevamo una formazione, una rosa da prime otto. Dispiace veramente tanto. Ecco, tu prima dicevi avremmo dovuto vincerle tutte e non ci siete stati troppo lontani, perché alla fin fine, nelle ultime partite, a parte Alessandria e a parte appunto questo pareggio, per il resto solo vittorie. Una vittoria eccezionale a Mantova, veramente una grande impresa, soprattutto poi per come si era messo il secondo tempo, sì, la loro occasione, contropiede al 93esimo, quindi una grande impresa, perché era un campo molto caldo, molto difficile. Appunto, sconfitta con l'Alessandria, pareggio con il Rimini, poi solo vittorie, ivi compresa quella di domenica scorsa, 7-0. E per te anche la gioia di tornare a giocare da titolare, forse, dicevamo fuori onda, la migliore occasione per poter mettere chilometri nelle gambe dopo un'assenza parecchio lunga, perché con Rimini hai giocato un quarto d'ora, sì, a metà campo. No, ma infatti, poi in questi casi la prestazione personale, quello che è il mio ritorno personale, viene sempre dopo, perché ovviamente si sta parlando di una società che sta lottando tra virgolette vivere o morire, perché sappiamo tutti che con la nuova riforma tra Lega Pro e Serie D c'è un abisso, quindi in questo momento quello che è il cuneo società, il cuneo calcio è sicuramente in primis al primo ordine, ecco. Peccato, ripeto, siamo qua a dire queste cose, nello spogliatoio si facevano tanti calcoli, si sono fatte tabelle, si sono fatti punteggi che poi alla fine purtroppo non si sono avverati. Anche le altre sicuramente hanno corso più del girone d'andata, come spesso succede in tutti i campionati, e siamo arrivati, come si dice, corti. Però abbiamo questa battaglia, queste battaglie che speriamo che siano quattro dopo la partita con la Virtus in casa, e bisogna essere positivi sotto a chi tocca. Per quanto riguarda domenica, com'è stato questi 90 minuti? È stata più una sgambata, però penso che anche per te riuscire a giocare una partita intera sia stato indicativo, perché poi, sperando che ci siano poi appunto gli spareggi, non ci siano problemi, può essere un'arma importante anche poi nei play-out. Ma io ho vissuto una stagione veramente travagliata, e sono arrivato all'ultimo giorno di mercato e ho avuto tanti problemi. Poi quando le stagioni vanno in un certo modo non se ne esce più. Sì, poi buona parte delle volte infortuni traumatici, non infortuni muscolari, esatto. Che dici. No, esatto. No, infatti ripeto, sono quelle stagioni dove niente, uno può fare quello che vuole, ma vanno così, insomma. Però di fatto tanto per i ragazzi li seguivo da fuori, e da fuori è brutto sempre, che sia tribuna, panchina o da live score, a vedere se si illumina la benedetta striscia gialla. E hanno fatto una rincorsa straordinaria e sono stati veramente bravi tutti, c'è solo da fargli complimenti. Ripeto, si doveva fare di più prima. Però insomma, nel calcio poi coi sei coi ma, come nella vita, non si va molto avanti. A livello personale sono contento, perché ripeto, quando si sta fuori per così tanto tempo non si vede l'ora di rientrare. Io avevo bisogno di mettere minuti nelle gambe, di riprendere anche mentalmente
quello che è la tensione della gara e della partita, quindi va bene così. Il test col Bellaria, da un punto di vista proprio prettamente della partita, ripeto, forse è stato il più semplice, tra virgolette. Ecco. Anche comunque, la prima mezz'ora è stata una partita comunque vera. Sì, sono quelle partite sicuramente che forse è difficile a sbloccarle, poi dopo, una volta sbloccate, loro col fatto che fa primo e secondo tempo l'hanno chiusa, però sicuramente la prima mezz'ora. Certo, ripeto, poi magari sono quelle partite che non sblocchi, ti innervosisci, può succedere di tutto, quindi le partite semplici non esistono mai nel calcio di oggi. È così, un 7-0 senza praticamente tanti appelli e sta diventando purtroppo un pochino il leitmotiv di questo fine stagione per le squadre già retrocesse, perché anche il Bra purtroppo domenica ha incassato un pesante 6-0 con l'Alessandria. Dicevi prima che la vostra è l'unica partita forse vera del girone. Pure la SPAL deve vincere o pareggiare, comunque deve fare un risultato positivo per potersi salvare. Ecco, come vedi questa lotta per i, escluso voi, questa lotta per i playoff, playout, un pochino questi intrecci, perché la Torres adesso è a pari punti con voi, ma è dietro per scontri diretti. E la Torres è un po' lo spauracchio, tra virgolette, di questi playout, perché è una formazione che nel girone di ritorno ha fatto faville. Sì, sono d'accordo. La Torre sicuramente a gennaio è la squadra che ha cambiato di più e che si è rinforzata molto. Ha fatto una rincorsa incredibile, se pensiamo alla posizione di classifica del girone d'andata a gennaio. E sicuramente, vista dal punto di vista nostro, anche nello spogliatoio, si pensava che la Torres potesse salvarsi direttamente fino a qualche settimana fa. Poi due o tre giornate ha avuto un piccolo calo anche lei. Sì, ha perso tre partite di fila e si sono ritrovati anche loro a dover rincorrere. E, beh, la corsa playoff, playout, dir che si voglia, penso che più o meno sia abbastanza delineata, nel senso che secondo te il Forlì non può fare il colpaccio? La SPAL con chi gioca? La SPAL gioca, oddio, perché tutte quelle già retrocesse hanno già un altro impegno, mi sembra, quindi tra Castiglione, Pergolettese gioca con Pergolettese, Forlì, la SPAL col Bellaria in casa, mi sembra. Allora mi sa che no. Mi sa che sì, il Forlì la vedo difficile. Però bisogna dire che rispetto alle altre squadre, adesso noi facciamo già un piccolo salto in avanti sperando appunto con tutti gli scongiuri del caso che domenica vada bene, perché se domenica va bene voi vincete con la Virtus, arrivate probabilmente ad essere la squadra più in forma di quelle che dovranno giocare i playoff, perché avreste un rollino di marcia impressionante, mentre la Torres è un po' in calo, il Forlì è una squadra che non è continua, sì, il Rimini ha avuto tantissimi problemi e il Delta è un po' un'incognita, però bisogna poi vedere anche quale verrà poi esclusa di queste, retrocederà. Secondo te, fra queste squadre qua, per un primo turno eventuale, perché bisogna anche dire, adesso io non mi ricordo se il regolamento è sempre lo stesso, ma se voi arrivaste già solo alle spalle del Forlì avreste almeno il primo turno con la possibilità di passare con due pareggi, penso sia sì, sempre sì, quello. Suppongo proprio di sì. Sì, penso anche io sia proprio così. Ma sai, quando mi fai una domanda del genere è sempre difficile rispondere, no? Mettiamola perché così, quale squadra vi ha messo più in difficoltà di queste qui? Ma io penso sicuramente la Torres della prima di ritorno, anche perché è stata una partita che ha detto tanto, nel senso che poi dopo c'è stata la rivoluzione in panchina, c'è stata la rivoluzione tecnica, cambio di giocatori. Erano appena arrivati i nuovi giocatori. Erano appena arrivati, sì, è stato un po' di confusione, si è cambiato tanto. Però ripeto, come hai detto tu, anche quando succedono queste cose, ovvero di affrontare i playout, il come si arriva è fondamentale, sia da un punto di vista fisico, ma credo che poi la cosa importante dal punto di vista psicologico, ovvero anche sulla scia dell'entusiasmo. E quindi, come l'analisi che hai fatto tu, credo che sia quella giusta. La Torres è un pochino in caduta, noi
sperando in un risultato positivo di domenica in crescita. E Forlì e Delta Porto Tolle sono squadre strane, nel senso che possono vincere e perdere con chiunque, un po' di scontinui. Sì. Sì, in casa è stata una partita, ricordo, 0-0. Sì. Forlì una vinta, una persa. Sarà playout difficile. Sì, saranno combattuti fino alla fine. Sarà sicuramente una bagarre difficile. Anche perché comunque con il tuo ritorno si aprono anche delle nuove porte a livello tattico, perché il mister ha dovuto, anche a causa di infortuni vari, inventarsi, e ha fatto bene Pannucchi davanti con Lauria, però comunque i tuoi cross per una torre come Girardi o anche per Gomez ad esempio potrebbero essere una variabile importante, perché in una partita magari dove non lo sblocchi, se diciamo che spiove un cross in centro, di mettere uno schieramento più offensivo con Doni da sinistra, tu a destra, mentre quello base è Chant, che era squalificato domenica, a sinistra, Doni da destra. Quindi sono alternative importanti anche per cambiare un po' l'atteggiamento possibile, l'atteggiamento offensivo soprattutto. Sì, sono d'accordo, adesso è tutto nelle mani del mister. Poi ripeto, adesso come adesso sicuramente bisogna guardare quello che è l'aspetto fisico, nel senso che io sono dell'idea che chi sta meglio debba giocare, soprattutto adesso che andiamo incontro ai primi caldi, al cambio di stagione, quindi assolutamente avere la benzina in corpo è fondamentale. E adesso ci sarà anche, facendo gli scongiuri, se dovessero essere play-out, ci sarà anche una settimana per fare un richiamino di preparazione, per magari riavere a disposizione quei giocatori che adesso sono fuori, come Gomez, che è un attaccante, visto che davanti siamo sempre un po' contati. Insomma, le premesse per fare anche delle, come hai detto voi, delle varianti tattiche ci sono, anche se poi io penso che si sia arrivati un attimino alla quadratura del cerchio, quindi difficilmente, solo penso in casi estremi, si potrà cambiare, ecco. Ed Alessandro, quanto è di forma attualmente, percentuale da 0 a 100? Come ti senti tu, chiaramente? Ma io dal punto di vista mentale sono recuperato, nel senso che ho passato un momento difficile, perché ripeto, quando ti ritrovi a cadere tante volte nel corso di una stagione, poi dopo anche dal punto di vista psicologico, il fisico, si sa, la mente comanda tutto. E dal punto di vista fisico invece ancora sono leggermente indietro agli altri. Sto cercando di fare tanti sacrifici, di fare la vita da professionista, perché è importante soprattutto nei momenti dove si rientra da infortuni lunghi. E però sono a disposizione dell'allenatore, ecco. Io sono convinto e ripeto che in questo momento chi sta meglio deve giocare, e quelli che stanno fuori devono essere a disposizione, assolutamente. Si parlava prima di Cuneo Rimini, e adesso vi ritrovate a giocare una partita domenica simile, perché la Virtus deve vincere, non può fare altro risultato, quindi sicuramente dovrà venire a Cuneo e attaccare in maniera intelligente, ovviamente senza scoprirsi, perché sennò la frittata, una volta che è fatta, poi non si rimedia più. E quindi potete giocare, appunto, magari un po' sulle ripartenze, cosa che a voi riesce molto bene. Ti aspetti una partita proprio così, in cui loro partiranno forte per vincere, per sbloccare subito il punteggio, o ti aspetti una partita più bloccata, in cui loro magari si giocheranno tutto nell'ultima mezz'ora, in caso ovviamente di equilibrio? Ma io penso che loro non vadano all'arrembaggio, ecco. Sarà una partita molto complicata, una partita tattica, come hai detto tu. Penso che si possa risolvere anche nei minuti finali, e assolutamente per noi è fondamentale, sì ovviamente speriamo a nostro favore, ecco. Per noi è troppo importante essere ordinati, giocare con la testa, difenderci con ordine, perché sappiamo benissimo che loro devono segnare a tutti i costi e noi non dobbiamo prendere gol a tutti i costi. Loro devono vincere a tutti i costi, ma voi dovete comunque vincere, perché anche con un pareggio qualche
rischio c'è forse con Rimini e Delta dietro. Mi sembra che sì, in teoria noi tutte e due comincia a diventare poi complicato, calcoli complicati. Sì, 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 ci sarebbero dei calcoli dove noi siamo comunque per un discorso di scontri diretti leggermente in vantaggio. Sembra che debbano vincere 12-0, tipo sì, del genere. Allora quindi anche un pareggio teoricamente. Sì, 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 da quello che ho capito io noi abbiamo due risultati su tre. Vabbè, quindi sì. Allora, anche se allora ti ripeto, non vogliamo sapere nulla, noi entriamo in campo con la consapevolezza che dobbiamo vincere. Meglio evitare le classifiche. Sì, 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 no, assolutamente. Anche perché ripeto, poi il piazzamento dei playout è importante anche quello. Anche se per Rimini vincesse un 11-0 ci sarebbe qualcosa di cui pensare, c'è qualcosa che non va. Ah, però che dopo il 7-0 vostro, un 11-0 del Rimini in generale. La vedo dura. Non aveva un attacco molto prolifico neanche Rimini. Se avessimo distribuito un po' meglio i gol di Bellari anche noi, la stessa cosa che ho detto, sarebbe stato un pochino meglio leggermente. Allora, ultima cosa secca, poi ti lasciamo andare. Ammettiamo che voi tutti gli scongiuri passiaste ai playoff. Secondo te quale griglia ci sarà dei playoff? Secca secca proprio. Io sinceramente, dopo i risultati scontati dell'ultima giornata, non vedo rivoluzioni. Io penso che la griglia sia quella della classifica attuale. E fra quelle, fra cos'è, Rimini e Delta che si giocano l'ultimo, chi è che... No, il Rimini non ce la fa, secondo me. Non ce la fa, no. Quindi il Delta è play... Sì. Quindi voi beccareste il Delta. Sì. Uno Delta e Forlì Torres, può darsi. No, noi Torres... E... Loro Torres e Forlì Delta. Porca miseria. Prima, quarta, seconda, terza. Ai ai ai. Quindi vi aspetta. Da una parte penso che sia meglio... Sì, appunto. Ce ne andiamo in Sardegna. Se sia meglio incontrarla subito la squadra. Per noi sarà delirio perché sono tutte trasferte vicine. Immagini. Molto divertente. Per non seguirvi, quindi ti aspetti una torre, adesso vedremo. Intanto l'importante è chiudere i conti almeno. Sì, noi dobbiamo pensare a noi stessi assolutamente. Evitare problemi, evitare soprattutto di perdere questa partita, che sarebbe il suicidio dei suicidi. Comunque staremo a vedere. Noi vi diamo appuntamento ovviamente per le partite del Cuneo domenica. Ovviamente noi invitiamo, anche perché c'è di nuovo la promozione biglietti a 2 euro su quasi tutti i settori, di andare al Paschiero. Nel caso non riusciste, solita diretta testuale dalle 14.45 circa con le formazioni ufficiali, poi la partita e tutti gli approfondimenti su Idea Web TV. Poi ci saranno tanti altri live, ma quelli si decideranno nel corso della settimana in base all'importanza dell'evento. Diciamo che sicuri dovrebbero esserci il Cuneo femminile, che si gioca la promozione in Serie A, la partita di Musello Saluzzo, che si gioca la Serie B, e poi la Prodronero, penso, sì, Albese e Prodronero. E poi Albese e Prodronero. E poi dovrebbe esserci ancora un'ulteriore partita, però lì dovremo poi ancora valutare in settimana, ma è molto probabile che ci sia ancora un'ulteriore partita, quindi un programma molto molto ricco per questa domenica. Noi ti ringraziamo, sperando ovviamente di poterti vedere in campo anche domenica. Grazie a voi. In ogni caso, e ripetiamo appuntamento domenica con Cuneo Virtus Vecom Verona.